A volte la vita sa essere crudele. Smette improvvisamente di dare e comincia a togliere senza tanti complimenti. Credi di essere il re del mondo, di avere tutto sotto controllo, ma quando provi a guardare in giù, dalla tua vetta, ti accorgi che è il cielo stesso a precipitarti addosso. Eppure fino a qualche giorno prima il sole splendeva solo per te. E mai avresti sospettato che la vita stesse per mostrarti il dito medio delle grandi occasioni. Dopo tanti anni è qui a presentarvi un videogioco, ma questa volta ultimissima generazione, il V-Box seconda serie. Signori, questo è un videogioco che vi consente di avere migliaia di giochi a disposizione e di inserire. Ragazzi, ci risiamo, abbiate pazienza. Dr. Game si guardò allo specchio come un'assurda medusa terrorizzata dal suo stesso sguardo. Era vecchio, il suo volto una maschera intagliata da mille fatiche. Non avrebbe potuto sopportare un'altra sfida. Non sarebbe mai riuscito a recensire un altro di quei demoni partoriti da fredde viscere di silicio. Non quella volta. Ma per quanto lo avesse evitato, prima o poi sarebbe tornato a prenderlo. Allora strappò a due mani le ragnatele dall'anima e decise di affrontare il mostro. Aveva solo bisogno di una rinfrescata. E poi si sarebbe buttato ancora una volta nella mischia. Inutile stare a raccontarcela, sapevamo bene tutti che questo momento sarebbe arrivato. Quando tutto sembrava finito, con addirittura un power player Super Joy che non era neanche tanto male, ecco che il buon Artigiani se ne esce con qualcosa di incredibile. Dio mio, aiutami. E anche se sinceramente ne farei a meno, armiamoci di buona volontà e affrontiamo l'ultimo dei prodotti tecnologici mirabolanti del nostro Roberto Artigiani, il V-Box 2. I famosissimi cloni del NES. Nel corso degli anni hanno fatto parlare di sé praticamente tutti. Per molti rappresentavano davvero l'unico modo per poter giocare a un videogame. Altri invece li denigravano, considerandoli orribili cinesate e sperando che sparissero dalla faccia della terra. Ma se parliamo del V-Box 2, anche solo considerarlo un Famicron sarebbe un terribile errore. E già, anche se può sembrare il contrario, in realtà questa console è davvero lontanissima dal mondo dei soliti Famiclones, soprattutto per quello che è contenuto al suo interno. Si tratta in realtà di un prodotto davvero atipico, in grado di fornire un'esperienza di gioco che si avvicina più a quelle delle sale giochi piuttosto che alle console casalinghe. Ma avremo modo di parlarne più approfonditamente fra poco. Prima vediamo cosa c'è dentro la scatola. La scatola. Beh, che dire. Proprio come da tradizione per questi prodotti, un po' borderline, la confezione è quanto mai imbarazzante. A parte le ovvie immagini della console stessa, tutto il resto non è altro che una cozzaglia di elementi fuori contesto.
ditemi voi che razza di illustrazione è una che vede personaggi di Tekken insieme a quelli di King of Fighter o Fatal Fury insieme a quella che a una prima occhiata sembra una strana Xbox 360 Slim con i pad della PlayStation 3. Ed effettivamente quello che ci si presenta è davvero una piccola Xbox con i pad della PlayStation 3. È proprio vero quando si dice che in TV sembrano tutti più alti. Insieme ad una originale quanto inutile base di supporto per la console, troviamo i vari cavetti per la connessione alla TV e alla rete elettrica e perfino un misterioso DVD che sprizza cinesità da tutti i pori. Beh, ad una prima occhiata i materiali e la qualità costruttiva, a dispetto dell'apparenza, non sembrano neanche tanto male, con tanto di piedini nei possibili punti d'appoggio. Certo, a tenerla in mano sembra stranamente vuota. Essendo leggerissima e compatta, mi chiedo a che cosa sia servito includere un'enorme base di supporto per tenerla in piedi. Almeno spero che ci sia davvero qualcosa qua dentro. Copia davvero spudorata di Xbox Slim, ma in versione miniaturizzata, la console presenta sulla parte frontale il tasto per l'accensione, un LED che indica la connessione ai pad, una finestrella che sembra un ricevitore a infrarossi, ma invece non serve a nulla, e il tasto per il reset. Ebbene sì, l'unico modo per cambiare gioco consiste nel riavviare completamente la console. Sulla parte posteriore troviamo una presa mini USB, utile per alimentare la console o collegarla al PC e gestirne la memoria, un tasto per il reset forzato, da utilizzare in casi di crash estremi, lo spinotto audio-video e addirittura una porta SD. Già, proprio come dice il caro Roberto Artigiani, potete addirittura registrarli tramite internet e catturare i più moderni. Esatto, registrare i giochi da internet e metterli addirittura in una card che potrà poi essere letta dalla stessa console. Fantastico. I pad, proprio come la console, stupiscono per la qualità costruttiva generale. Prodotti evidentemente sulla base degli stessi stampi utilizzati da Sony per i suoi Six Axis o DualShock, posseggono il medesimo feeling e maneggevolezza delle loro controparti originali. La resistenza, i materiali e il feeling sono esattamente quelli dei pad Sony. Seriamente non c'è alcuna differenza. I tasti sono quelli che ben conosciamo, con la sola differenza che una buona parte sono lì solo per bellezza. Come da manuale, i tasti L2, R2, la levetta destra e, anche se affermato il contrario, pure il pulsante mod non hanno alcuna utilità. Restano solo i tasti frontali, che insieme ai primi L ed R simulano l'assetto a 6 pulsanti dei cabinati, Select e Start, che dovrebbero corrispondere all'inserimento dei gettoni o all'avvio del gioco, e la croce direzionale, che insieme alla levetta sinistra garantisce gli stessi input di movimento. Per il resto sono presenti due LED che indicano la connessione alla console e lo stato delle batterie, e ovviamente il vano batterie stesso. Vabbè, vi sembrerà una stupidata, ma io non so, ci avrò le mani molli. Ho avuto dei serissimi problemi ad aprire questi maledetti sportellini. Prodotti con la stessa plastica dura e resistente del resto del pad, cercare di aprire questi sportellini con le mani produce soltanto unghie spezzate e dita scoriate. E credetemi, in questi ambiti non c'è nulla che vi faccia sentire più stupidi del non riuscire ad aprire un vano batterie.
ora non ci resta che accendere la console. Speriamo bene. Ecco qua, V-Box 2. Una fantastica animazione introduttiva che tra l'altro ci fa chiedere se ci sia mai stato un V-Box 1. Ci presenta la lista dei 100 giochi inclusi. Scorrendola non possiamo far altro che notare l'evidenza. Giochi come Captain Commando, Street Fighter, King of Fighter o Metal Slug, tutti insieme in una sola console, vogliono dire solo una cosa. Eccala, si tratta di un emulatore mame. O comunque qualcosa di molto simile, dato che altrimenti non si spiegherebbe come possa riuscire a eseguire giochi che in origine funzionavano su cabinati CPS, CPS2 o Neo Geo. Il mame, vero e proprio motivo di orgoglio tutto italiano nella scena del retro gaming. Nato alla fine degli anni 90 dalle idee e il lavoro del grande Nicola Salmoria, il MAME divenne in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di cabinati e hardware da sala. MAME, o MAME come amano pronunciarlo i più anglofoni, è l'acronimo di Multiple Arcade Machine Emulator, un vero e proprio emulatore universale in grado di ricreare via software l'esatto funzionamento dell'hardware di un'enorme moltitudine di cabinati diversi. L'obiettivo? Preservare un tipo di tecnologia ludica che forse più di altre è soggetta all'obsolescenza del proprio supporto. Eh già, un cabinato da sala è ingombrante, difficilmente rivendibile o riciclabile, e quindi più soggetto a finire in discarica. MAME quindi cercò di salvare queste macchine dall'oblio nel modo migliore possibile, digitalizzando l'hardware. E anche se vi sembra strano, il fatto che con MAME si potesse anche giocare in realtà non era altro che un nice side effect, cioè un piacevole effetto collaterale che dal 1997 ad oggi ci ha permesso di giocare fra cloni, bootleg e titoli originali a più di 26.000 giochi che altrimenti sarebbero andati quasi inevitabilmente perduti. Nel corso degli anni sul MAME sono stati impiegati fiumi di inchiostro e parole. Gli appassionati sono sempre un po' confrontati sugli aspetti etici e legali di questo tipo di emulazione. C'era chi sosteneva che ad esempio non dovessero essere inclusi nel progetto quei giochi di slot machine o che comunque mettevano la fortuna prima dell'abilità del giocatore. Chi invece, in nome di una cieca legalità, preferiva che l'intero progetto venisse chiuso, lasciando tutti quei giochi e quei ricordi nell'oblio. Ma su una cosa tutti furono d'accordo. Come anche da licenza ufficiale, il MAME, l'emulatore quindi, e gli stessi giochi non sarebbero mai dovuti essere venduti. L'intero progetto, essenzialmente un'iniziativa scientifica, sarebbe dovuto rimanere per sempre senza scopo di lucro. V-Box 2. Come mandare alle ortiche anni e anni di lavoro e studio. Ok, sorvoliamo. Ormai dopo tutto la frittata è fatta. Speriamo solo che ne sia valsa la pena. Una MAME console, veloce e compatta, anche se purtroppo discutibile, può essere comunque una grande comodità. Speriamo solo che riesca ad eseguire questi giochi nel migliore dei modi, perché il sistema MAME è tutto fuorché leggero. Quindi, per fare un buon test, senza magari essere costretti a eseguire tutti e 100 i giochi, potremmo prenderne uno per ogni genere, così da vedere come si comporta la macchina. E da cosa possiamo partire, se non con il classico Metal Slug X? Ma che è sta roba? Come voleva si dimostrare? La console semplicemente non ce la fa. È tutto rallentato, animazioni, effetti e perfino i comandi. Sembra di giocare in un mare di melassa.
ma poi la musica. Ascoltate voi stessi la differenza. Davvero pessimo. Tra l'altro noto una cosa davvero fastidiosa. Non è possibile aumentare i crediti a disposizione. No! Anche schiacciando tutte le possibili combinazioni di tasti, non c'è modo di aumentare i miseri 5 crediti presenti. No! E una volta esauriti, game over, baby. No! Ciao. Passiamo agli sparatutto. Ecco, 1944. Ecco qui. La situazione migliora un po', però complice anche il gioco, ovviamente molto più leggero di Metal Slug. Quello che manca è sicuramente un tasto turbo, qualcosa che evitasse di dover premere come dei forsennati lo stesso tasto per sparare. Almeno tutti questi tasti inutilizzati avrebbero trovato una ragione di esistere. Beh dai, non ci lamentiamo eccessivamente, andiamo avanti. Beh, vediamo un po' come vanno i picchiaduro a scorrimento. Beh, è un classico, Captain Commando. Ok, su, qui non ci voleva molto. Captain Commando non è certo un macigno. La cosa buona è che, a differenza dei giochi Neo Geo, per fortuna su quelli CPS di Capcom, il tasto per le monetine funziona. Quantomeno, non ci sono limiti di credito. La generale è buona, ma qualche rallentamento si nota comunque. Credo proprio che Captain Commando sia proprio al limite di quello che VBOX 2 riesce a gestire. Beh, direi che prima di passare ai pezzi forti possiamo provare un puzzle game, quantomeno ci togliamo il dente. Ed eccoci qui, Zintrick! Unico puzzle game presente nell'intera lista. Effettivamente gira bene, ma a questo punto perché non inserirne qualche altro? Che so, un puzzle de pon, un puzzle bobble? Un solo puzzle game su 100 giochi. A questo punto mi aspetto che tutti gli altri, che sono per la maggior parte dei picchiaduro, siano veramente fantastici. Vediamo. Ben Children of the Atom, uno dei giochi su cui ho passato più tempo da ragazzo, un'autentica pietra miliare fra i picchiaduro Capcom. Con Wolverine ero praticamente imbattibile. Già c'è qualcosa che non va. Così che ricordavo l'accompagnamento musicale. Niente da fare, lento, lentissimo, praticamente ingiocabile. La cosa drammatica è che la lentezza di elaborazione del gioco si trasforma in una lentezza nel riconoscimento degli stessi comandi.
cosa che rende le combinazioni di tasti completamente non riconosciute e quindi ammazza completamente il gameplay. Per quanto ad esempio si ripetano le classiche combinazioni, ad esempio le mezzelune più pugno, esse saranno riconosciute solo una volta su 10. Niente da fare, un disastro. E la situazione è la stessa in tutti gli altri giochi di combattimento. Avrò provato a eseguire la Power Wave di Terry Bogard in King of Fighters almeno un centinaio di volte. Me ne fosse venuta mezza. Senza speranza. Insomma, per quanto particolari e atipici i propositi di V-Box 2, pecca veramente in forza bruta. Se volete mettere il MAME dentro una console, quantomeno assicuratevi che l'hardware riesca a gestirlo. Se poi vi divertite a casa vostra, con calma, e credo tutti lo sappiano fare, di registrare altri giochi da internet, ne avrete a migliaia. Ripeto, ne potete inserire quanti ne volete. A mano che li trovate, registrate la vostra card, li andate a vedere, poi a mano che vi annoiate, li cancellate e ne registrate altri, e così via. Quindi... Ma certo, è vero, c'è ancora una possibilità. Magari se... Ma... Cosa metterci dentro? Ma certo! Password. Ma guarda un po'. C'è un bel po' di roba. Ok, prepariamo la card. Bene, è tutto pronto. Dr. Game rimase impietrito, con quella scheda fra le dita, chiedendosi se stesse facendo la cosa giusta. Cosa avrebbe trovato al di là? Che le potenzialità di quella macchina infernale potessero essere espresse in un altro modo? Avrebbero potuto dei giochi registrati da internet risollevare quel disastro? Prese il coraggio a due mani e inserì la scheda nella nera alcova. Ok, l'unico modo per far leggere il contenuto della scheda alla console è avviarla con la scheda già inserita. Il manuale giura che la console può leggere una buona varietà di formati video e addirittura dei giochi per Game Boy Advance. Sorprendentemente, le ROMs Game Boy non solo vengono riconosciute, ma sono accompagnate da tanto di screenshot. Beh, non ci resta che provare. Incredibilmente, l'emulazione Game Boy Advance va alla grande. I giochi sono fluidi e i comandi reattivi. È possibile salvare e il tutto viene gestito addirittura come se stessimo utilizzando il Game Boy Player del GameCube. Tutto un altro mondo rispetto ai giochi MAME. Può essere che una console nata per gestire il MAME possa dare il meglio di sé con tutt'altri giochi. Tra l'altro, per pura curiosità, ho provato a inserire anche degli altri giochi di altre console a 8 e a 16 bit. Volete sapere cosa ho scoperto? Vengono riconosciute purtroppo solo le ROMs NES e Mega Drive, ma mentre le prime vengono eseguite erroneamente come se fossero dei file FLV, e infatti il caricamento poi non va a buon fine, per quelle Mega Drive avviene un mezzo miracolo. I giochi Sega Mega Drive girano alla grande, addirittura ROMs pesanti ed esigenti, come ad esempio Vectorman, funzionano perfettamente, al massimo della velocità e senza alcun tipo di glitch. E così anche classici come Sonic e tantissimi altri.
Anche dopo aver provato molti giochi diversi, non ne sono riuscito a trovare neanche uno che non partisse. V-Box 2. Beh, se ci pensate, rappresenta un esemplare più unico che raro, addirittura in grado di unire dentro di sé universi agli antipodi. L'aspetto di Xbox, i controller di PlayStation, il software da PC e i giochi Nintendo e Sega. Anche se il risultato finale di questo enorme mischione non è che sia così eccezionale, anche solo l'esistenza di un progetto di questo tipo ha comunque del miracoloso. Sarà mica questa la mistica console unica? La misteriosa macchina videoludica in grado di fondere in sé le esperienze di gioco presenti, passate e future? Probabilmente il caro Artigiani, che ringrazio e saluto, avrebbe detto di sì. Mille giochi differenti, uno diverso dall'altro. Ripeto, non riuscirete a vederli tutti, nemmeno se campate 200 anni. Beh, quello che vi dico io invece, giudicate voi stessi. Tutto questo quanto dovrebbe costare? Pensate. Quel che è sicuro è che finalmente, per quanto mi riguarda, con queste console ho chiuso, disse Dr. Game. Aveva appena finito di formulare quella frase che un pensiero orribile si insinuò fra i meandri dei suoi impianti bionici. E se non fosse finita? E se il destino beffardo fosse là ad aspettarlo, proprio dietro quella porta? No, non poteva pensarci. Non poteva... È arrivata questa per te. Ma questa è... è una lettera anonima! A volte la vita sa essere crudele. Smette improvvisamente di dare e comincia a togliere senza tanti complimenti. Ci sono momenti, però, in cui ricomincia a riempirti di amari doni e quel che ti vomita addosso ti fa sentire con un piede all'inferno. E sai, a volte, con uno di quei doni fra le mani, l'inferno stesso sembra un posto migliore. Bene, grazie, grazie tante per l'ospitalità, ma in maniera particolare devo salutare il dottor Game. Non è che lo devo, lo faccio volentieri. Un saluto grosso, ma veramente grosso, da Roberto Artigiani. Ricordatevi, nome e cognome, che è sempre importante.